Un'edizione numero 55 del Vinitaly con la Sardegna che si conferma protagonista per la partecipazione di 112 realtà del mondo enologico isolano. 72 nel padiglione allestito dall'assessorato regionale dell'agricoltura in collaborazione con la ORE, mentre altri 40 produttori hanno preferito presentarsi a Verona in assoluta autonomia, come gli Argiolas, la Selle Mosca, Santa Maria La Palma, Capichera e Tenute d'Ettori, ma anche con realtà emergenti che producono esclusivamente biologico o che hanno giocato la carta dell'offerta territoriale, come Mamoiada e le sue 11 cantine dell'associazione Mamoia. Nel corso della 4 giorni dell'evento internazionale in programma Vinitaly and the City, le masterclass delle isole di Micro Mega Wine, una nuova sezione della rassegna veronese dedicata alle migliori aziende vitivinicole italiane, caratterizzate da un'offerta di piccoli volumi di produzione. Vini sardi, grandi protagonisti anche nel Grand Tasting del 5 aprile, viaggio per i mari d'Italia alla scoperta dei vini più affermati e delle stelle emergenti delle isole. Nel vivo di questa 55esima edizione, assessore, tutta basata sul business. Sul business e sulla capacità che una regione come la nostra, che è unica al mondo, possa effettivamente esprimersi come di dovere. Finalmente abbiamo uno spazio che è migliorato rispetto all'anno scorso, abbiamo degli stand con dei banchi perché per la questione Covid purtroppo mancavano e quindi ci sono state molte richieste da parte dei produttori di avere tavoli dove poter degustare i nostri vini e far assaggiare i nostri vini. Sto constatando che c'è, quindi ci sono nuovamente, sono tornati dopo il Covid i tavoli dalla degustazione, c'è una presenza molto ampia da tutto il mondo che viene qui ad assaggiare i nostri vini e anche altri vini, ma chiaramente parlo per i nostri sardi, e quindi per adesso la contentezza e la soddisfazione c'è.